Buonasera, una notizia prima dei titoli. Questa sera alle 19.39, esattamente in tutte le regioni italiane del centro-sud, è stata avvertita una scossa di terremoto. In alcune zone, come ad esempio in Campania e nella Basilicata, la scossa è stata sensibile. Avendo constatato la tragicità della situazione, ho avvertito il prefetto che occorrevano due cose, delle fotoelettriche e un bulldozer per aiutare quelli che urlavano da sotto, che gridavano aiuto da sotto le macerie. Questo non è stato. Non è stato e non lo è stato per due giorni consecutivi. Questo è gravissimo. E per questi due giorni ci si è continuato a dire che bulldozer erano in arrivo. Ed è questo ancora peggio, perché era una presa in giro. E noi abbiamo scavato con le mani, ci siamo infilati tra le macerie, con la terra che tremava. Comunque qualcuno abbiamo salvato, ma avremmo potuto salvare molto di più. Non ci penso, né a te, né a vivere. Se non abbiamo qualche riserva dei viveri nostri, altrimenti ci muore la fame. Ma che vita è questa? È una porcheria. Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica. Sono arrivato in quei paesi subito dopo la notizia che mi è giunta a Roma della catastrofe e sono partito ieri sera. Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti in quei paesi gli aiuti necessari. Vi sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio, e quindi chi ha mancato deve essere colpito, come è stato colpito il prefetto di Avellino, che è stato rimosso giustamente dalla sua carica.